Sono ore di attesa per il nuovo governo. Dopo l'intesa raggiunta sul contratto con i punti programmatici, Luigi Di Maio e Matteo Salvini devono ora formare la squadra dei ministri che sarà comunicata al Presidente della Repubblica, che oggi li ha convocati al Quirinale. Giuseppe Conte è il favorito per l'incarico di Premier. Al colloquio con Mattarella salirà prima la delegazione dei 5 Stelle, a seguire i rappresentanti della Lega. In Venezuela vince Nicolás Maduro, rieletto al termine di un voto dominato dall'astensionismo. Ai seggi solo il 46% degli aventi diritto al voto. Il presidente uscente, Delfino di Hugo Chavez, conquista per la seconda volta la presidenza del Venezuela con 6 milioni di voti. L'avversario più accreditato, Henry Falcón, che ha ottenuto solo 1 milione 600 mila voti, contesta la regolarità delle elezioni. Maduro guiderà ora per altri 5 anni il Venezuela, un paese ridotto alla fame, con un alto tasso di mortalità e oltre 2 milioni di persone fuggite negli ultimi anni all'estero. La battaglia per non chiudere la Casa delle Donne arriva in Senato per iniziativa delle senatrici di LeU Loredana De Petris e del PD Monica Cirinnà. Si stanno raccogliendo le firme per portare a breve una mozione nell'aula di Palazzo Madama. Lo annuncia la parlamentare di Liberi e Uguali insieme a Stefano Fassina. Sostegno alla mobilitazione da Emma Bonino. Per De Petris è molto grave la mozione approvata in Campidoglio. Cirinnà sottolinea: «Mi batterò in Senato e fuori. Non si può accettare un passo indietro culturale, sociale e civile». La Chiesa è femminile, è madre e quando viene a mancare questo tratto identitario diviene un'associazione di beneficenza o una squadra di calcio. Quando è una Chiesa maschile, tristemente diventa una Chiesa di zitelli, incapaci di amore, incapaci di fecondità. Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa celebrata oggi a Santa Marta nel giorno della festa liturgica della Beata Vergine Maria. Una Chiesa che è madre va sulla strada della tenerezza, ha sottolineato Francesco, secondo quanto riportato dal SIR. Sa il linguaggio di tanta saggezza delle carezze, del silenzio, dello sguardo che sa di compassione, che sa di silenzio.